Canale YouTube di Luigi Gaudio. Prefazione a Germinie Lacerteau di Edmond et Jules de Goncourt. Scrivono insieme questi due fratelli un romanzo che rappresenta una novità. Abbiamo detto sono i precursori, cioè vuol dire già prima di Zola, insomma, scrivono questo romanzo, che ha alcuni degli aspetti fondamentali di quello che poi sarà il naturalismo francese. Ecco, loro scrivono una prefazione a questo romanzo. Come vedremo, certe volte le prefazioni sono importanti manifesti della poetica. Per esempio, la poetica del naturalismo la possiamo capire leggendo proprio questa prefazione a questo romanzo. Come vedremo poi, insomma, potremo fare con la prefazione ai Malavoglia o la prefazione all'amante di Gramigna di Giovanni Verga. Quindi importante documento di poetica, dove si dice che cosa sarà il naturalismo e cosa non sarà. Cioè, non sarà la letteratura che era in voga fino ad allora. Avrà qualcosa di diverso, volevo dire, rispetto alla letteratura che era in voga fino ad allora, e rappresenterà invece qualcosa di nuovo. Dobbiamo chiedere scusa al pubblico per questo libro che gli offriamo. Vi ricordate infatti che si tratta della storia di una serva? E avvertirlo di quanto vi troverà. Il pubblico ama i romanzi falsi. Questo romanzo è un romanzo vero. Oggi parleremo di verismo, la realtà vera, naturale. No, descrivono la realtà così com'è. Mentre invece in genere il pubblico si aspetta qualcosa di falso, le invenzioni, vi ricordate? Già Manzoni rifletteva molto su questo aspetto, no? Il vero è l'invenzione. Il pubblico ama i romanzi che danno l'illusione di essere introdotti nel gran mondo. Questo libro viene dalla strada. Si aspettavano che i lettori borghesi volevano leggere di grandi storie, di grandi signori, per poter essere introdotti nel gran mondo, no? Per poter sognare, no? Di far parte, non so, della nobiltà, eccetera, eccetera, no? Invece no, io vi racconto qualcosa, noi vi raccontiamo qualcosa, perché abbiamo detto che la scrivono a quattro mani, insomma, diciamo, questo romanzo, scritto da due insieme, dai due De Goncourt insieme. No? Noi vi raccontiamo invece della realtà, e questo libro viene dalla strada, cioè, come vedremo poi anche appunto con Zola, eccetera, cioè l'ambiente sociale che viene descritto è un ambiente spesso anche piuttosto degradato. Il pubblico ama le operette maliziose, le memorie di fanciulle, le confessioni di alcova, quindi le confessioni intime, segrete di amori, di passioni, le sudicerie erotiche, lo scandalo racchiuso in un'illustrazione nelle vetrine di librai. Il libro che sta per leggere è severo e puro. Dalle parole, cioè, le parole di Edmond e Jules de Goncourt ci danno l'opportunità di parlare di quello che ormai è la diffusione del mercato editoriale. C'erano infatti i romanzi d'appendice, c'erano i feuilleton, che è la stessa cosa. Cioè, intendo dire che spesso in appendice alle riviste vi erano dei capitoli di romanzo, oppure c'era la diffusione proprio dei romanzi, delle librerie, c'era un mercato ormai piuttosto vivo, no? Invece dice, noi vi proponiamo un libro severo e puro, non un libro che cerca di allettare, di attirare il lettore e il compratore, insomma, di chi va a comprare libri in libreria. Che il pubblico non si aspetti la fotografia licenziosa del piacere, lo studio che segue è la clinica dell'amore. Già nella parola clinica, uno di quegli aspetti, come vedremo, proprio programmatici dell'arte dei fratelli de Goncourt, in generale dell'arte del naturalismo. No? La clinica, la scienza, l'analisi, l'anatomia. Il pubblico apprezza ancora le letture anodine, quindi disimpegnate e consolanti, le avventure che finiscono bene, le fantasie che non sconvolgono la sua digestione nella sua serenità. Questo libro
con la sua triste e violenta novità, è fatto per contrariare le abitudini del pubblico, per nuocere alla sua igiene. Ecco, in questo possiamo trovare un'analogia già con quella, ricordate, il preludio di Praga, che dice «O nemico lettor», no? Anche con quello che andremo a vedere giovedì sera, troviamo delle analogie. Cioè, ci sono certe volte degli autori che non vogliono consolare, ma vogliono, al contrario, colpirci, vogliono scuoterci. Sicuramente il caso di Gaber e di Pasolini. No? Perché mai dunque l'abbiamo scritto? Proprio solo per offendere il lettore e scandalizzare i suoi gusti? No. Ecco, fino ad adesso ha detto che cosa non è un romanzo naturalista. Non è più il romanzo borghese, quindi non è più la narrativa di consumo convenzionale, di evasione, leggera, sentimentale, romantica, eccetera, che era prevalsa nel periodo precedente. Adesso vediamo cosa sarà, che cosa sarà invece il romanzo naturalista. Vivendo nel XIX secolo, in un'epoca di suffragio universale, di democrazia, di liberalismo, ci siamo chiesti se le cosiddette classi inferiori non abbiano diritto al romanzo, se questo mondo sotto un mondo, il popolo, debba restare sotto il peso del vietato letterario e del disdegno degli autori che sino ad ora non hanno mai parlato dell'anima e del cuore che il popolo può avere. Abbiamo già spiegato che per la maggioranza i personaggi dei romanzi fino ad allora erano personaggi di classi elevate. Uno, il lettore amava sognare di far parte di classi elevate, immedesimarsi nelle classi più elevate. Ma dicono i due fratelli dei Goncourt, adesso abbiamo il suffragio universale, tutti possono votare in Francia, perché in Italia era ancora, insomma, c'era solo una minoranza che poteva votare. E allora non abbiamo ancora affrancato le classi più umili, popolari, e vietiamo a loro il romanzo e non parliamo di loro nei romanzi. Ma perché? Ci siamo chiesti se possano ancora esistere per lo scrittore e per il lettore in questi anni di uguaglianza che viviamo, classi indegne, infelicità troppo terrene, drammi troppo mal recitati, catastrofi d'un terrore troppo poco nobile. Se noi dobbiamo rappresentare tutta la realtà, quindi, e non chiudere gli occhi di fronte a una realtà che forse possiamo ritenere poco letteraria. Fino adesso abbiamo ritenuto non degna di essere descritta in letteratura. Ci ha presi la curiosità di sapere se questa forma convenzionale di una letteratura dimenticata e di una società scomparsa, la tragedia, sia definitivamente morta. Ecco, è vero che la tragedia non è più un genere letterario dei nostri tempi, ma forse ci sono delle tragedie che noi possiamo raccontare attraverso i romanzi, e sono delle tragedie che toccano magari appunto proprio queste classi popolari. Se in un paese senza caste e senza aristocrazia legale le miserie degli umili e dei poveri possono parlare all'interesse, all'emozione, alla pietà, tanto quanto le miserie dei grandi e dei ricchi, se in una parola le lacrime che si piangono in basso possano far piangere come quelle che si piangono in alto. Quindi, abbiamo letto fino adesso di storie drammatiche, ma sempre di personaggi delle classi nobiliari. Non è il caso di vedere se per caso invece sarà possibile leggere di storie drammatiche di gente del popolo. Queste meditazioni ci hanno indotto a tentare l'umile romanzo di Sir Philomène, nel 1861, e adesso nel 1864 ci inducono a pubblicare Le due vite di Germinie la Sertour. E ora questo libro venga pure calunniato, poco ci importa. Oggi che il romanzo si allarga e ingrandisce, comincia ad essere la grande forma seria, appassionata, viva dello studio letterario e della ricerca sociale. Studio letterario e ricerca sociale. Ecco, quindi qui ci viene in mente quello che abbiamo letto la volta scorsa riguardo a romanzo sperimentale di Émile Zola. C'è un'evidente analogia fra i due. C'è solo nei De Goncourt una maggiore attrazione per il patologico,
diciamo, per questi aspetti un po' torbidi e foschi, mentre in Zola c'è maggiore fiducia nel progresso e denuncia sociale. Però c'è un'analogia di fondo, no? Proprio in questa ricerca, cioè il romanzo diventa uno studio della società. Oggi che esso diventa, attraverso l'analisi e la ricerca psicologica, la storia morale contemporanea. Oggi che il romanzo si è imposto gli studi e i compiti della scienza. Il romanzo si è imposto gli studi e i compiti della scienza. Quindi il discorso che facciamo la volta scorsa. Un po' rivendicando la libertà e l'indipendenza. Il romanzo è come se fosse la storia morale contemporanea. Non possiamo ancora scrivere i capitoli della storia attuale. Allora sopperiamo questa mancanza con il romanzo. Il romanzo, infatti, è analisi scientifica della realtà. Ricerchi dunque l'arte e la verità. Mostri miserie tali da imprimersi nella memoria dei benestanti di Parigi. Faccia vedere alla gente della buona società quello che le dame di carità hanno il coraggio di vedere. Quindi, le dame di carità sono quelle persone di classi sociali superiori che decidono di dedicare il loro tempo, oggi si dice in volontariato, no? Per andare ad aiutare persone che vivono in situazioni drammatiche e estremamente umili, no? Solo loro hanno visto certe realtà fino ad oggi, invece no, portiamole, grazie a questi romanzi, alla conoscenza di tutti. Quello che una volta le regine facevano sfiorare appena con gli occhi, negli ospizi, ai loro figli. La sofferenza umana, presente e viva, che insegna la carità. Il romanzo abbia quella religione. Quindi, la letteratura deve farci vedere le miserie della società. Ecco. Il romanzo abbia quella religione che il secolo scorso chiamava il nome largo e vasto di umanità. Basterà questa coscienza, ecco il suo diritto. E come vedete, il brano dei due de Goncourt si chiude nel nome di questa filantropia, che è questa attenzione all'umanità, che immediatamente, come esplicitamente loro dicono, fa venire in mente l'illuminismo, no? Che aveva aperto, si era aperto, insomma, questa attenzione a tutti quanti gli uomini, ai drammi che vivono gli uomini anche più poveri, più miseri. Altri video didattici su attuttascuola.it.